Una serie di eventi musicali ha caratterizzato la festa dello studente Urbino, che in pochi anni ha visto lievitare consensi e spettatori. Si aprono i cancelli al Forte Albornoz di Urbino per una delle serate della Festa dello Studente, che è nata in sordina nel 2000 e diventata una delle manifestazioni di punta dell'estate urbinate. Una festa che sembra portare fortuna agli artisti che la frequentano, che in poco tempo arrivano al successo. Un esempio per tutti, Simone Cristicchi, sua, una serata dello scorso anno. E questo è un augurio per Luca Lattanzi, un marchigiano, ospite quest'anno insieme agli Zero Assoluto, che invece il successo l'hanno già raggiunto. La musica si muove sulle corde, almeno per quanto riguarda la nostra musica, dell'emozione, quindi vuol dire che la canzone che abbiamo portato a Sanremo e anche le canzoni precedenti, insomma, sono state una bella premessa per far comprare il disco, quindi siamo molto contenti. Dopo che in quello stesso disco erano già contenute delle canzoni che erano già uscite, tipo tre canzoni che avevano venduto anche molto, quindi non, magari la gente era stufa, oppure comunque magari si era esaurita, no? La nostra vena, invece è stato apprezzato. E abbiamo insistito perché abbiamo fatto uscire un nuovo singolo da pochissimo che si chiama Meglio Così, con un video che, insomma, partirà la prossima settimana. C'è una figura che dalla prima edizione non manca mai a Urbino, è l'assessore regionale Gianluca Caraps. Questa festa, organizzata dalla Confederazione degli Studenti, l'ha fatta nascere lui anni fa, passato in un lustro da studente dell'Ateneo ad amministratore regionale, ed è fiero di questa sua creatura. Un palcoscenico per tutti, anche Luca Lattanzi, un giovane che ha iniziato con me, ora si trova ad esibirsi su questo palcoscenico alla presenza di 5.000 spettatori. Siamo molto contenti, la regione per la cultura, per la musica, per i giovani. Grazie.